Bentrovati al consueto appuntamento con Fatti e Opinioni. Tema di questa puntata è la situazione gravissima, drammatica, che tiene in angoscia il mondo, ovviamente a maggior ragione l'Europa, per via dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Siamo al sedicesimo giorno di questa attività militare, con migliaia di morti, con oltre 2 milioni e mezzo di profughi, circa 30.000 sono arrivati in Italia, secondo gli ultimi dati. Ma ovviamente, al di là della cronaca che ogni giorno, ogni minuto ci propone anche queste immagini terribili, c'è da capire anche, andando più al di là nell'analisi, nella spiegazione di quanto è successo, questa vicenda drammatica che 77 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale forse nessuno pensava potesse mai accadere. Cerchiamo di capire tutto ciò con Mara Morini, che ringraziamo per essere qui con noi in videocollegamento da Genova, perché Mara Morini è esperta di politica russa e una politologa, professore associato di scienza politica dell'Università di Genova, docente di politiche dell'Europa orientale. Quindi chi meglio di lei per proprio aiutarci a capire quello che sta succedendo, anche perché si è occupata per la sua attività scientifica e professionale di queste vicende ben prima che ovviamente tutti noi così fossimo un po' colpiti anche con una certa sorpresa da ciò che è accaduto il 24 febbraio scorso, dopo qualche decina di giorni in cui anche sulle prime pagine dei giornali compariva l'acuirsi dello scontro diplomatico, le dichiarazioni, ma poi forse pochissimi veramente avevano preventivato quello che il 24 febbraio all'alba sarebbe accaduto. E allora Mara Morini, grazie veramente per essere qui con noi. Lei da decenni si occupa della realtà russa, ci è andata, è stata anche osservatore elettorale dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione dell'Europa, credo nelle ultime presidenziali di Russia del 2018, cioè la quarta elezione di Putin, conosce quindi veramente tutto della realtà russa e quindi partiamo dal 24 febbraio. Lei se l'aspettava? Grazie dell'invito. Non me lo aspettavo fino a fine gennaio, ovvero potevo immaginare un'invasione ma limitata alle due repubbliche del Donbass o al limite nel territorio, regione del Donbass, ma non quello che poi si è verificato successivamente, ovvero una vera e propria invasione e occupazione di tutto il paese. Questo non l'avevamo gran parte di noi previsto, anche perché siamo stati anche un po' fuorviati, direi, dalla famosa affermazione di un attacco imminente da parte dell'amministrazione americana, che era un annuncio già dato dal Washington Post il 30 ottobre. Quindi è chiaro che poi sono passati i mesi, quindi molti di noi hanno pensato che non si trattasse di un attacco non solo imminente, ma un vero e proprio attacco ad un altro stato. Quindi c'era la questione del Donbass in ballo, ovviamente, ma non fino a questi punti. Solamente qualche giorno prima abbiamo capito, ecco, che evidentemente Vladimir Putin aveva ben altre tattiche e idee in mente. Infatti lo abbiamo assistito poi nel suo discorso alla nazione del 21 febbraio. Alle mosse di Putin che si potevano prefigurare, ma non fino al punto in cui poi la realtà appunto ci sta raccontando. Qual è la spiegazione di questo di più che lui ha fatto e che appare incredibile nell'ambito delle sue strategie, dei suoi interessi e dei suoi obiettivi, per come lei ovviamente li ha proprio studiato, ecco, analizzando la realtà russa anche in molti anni prima? Sì, beh, dobbiamo dire che effettivamente da quando Vladimir Putin è arrivato al potere la situazione è cambiata nel rapportarsi con il fronte euroatlantico, soprattutto con gli Stati Uniti, e ne abbiamo già avuto una testimonianza nel suo discorso alla conferenza di sicurezza di Monaco del 2007, dove Putin esprime il primo monito, potremmo dire, nei confronti degli Stati Uniti, criticando l'egemonia americana nell'ordine internazionale, le conseguenze della globalizzazione, per poi, se vi ricordate tutti, attaccare addirittura la Georgia nel 2008, quando i carri armati si sono fermati a soli 30 km dalla capitale Tbilisi. Quello fu già un segnale, ecco, della volontà comunque da parte di Vladimir Putin di evitare che ex repubbliche socialiste sovietiche passassero, ecco, dall'altra parte, dal fronte occidentale, comunque non più sotto la sfera di influenza russa.
Quindi se Putin riuscisse nel suo obiettivo di scacciare la resistenza ucraina, no? C'è da aspettarsi cosa? Sempre chiedo a lei perché appunto conosce molto di più, magari, o può magari immaginare meglio, più realisticamente, quello che potrebbe accadere dopo. Qualora dovesse venir meno la resistenza ucraina e quindi la Russia dovesse sostanzialmente vincere questo conflitto e occupare l'intero paese, è chiaro che poi subentra un secondo problema che è la gestione anche politica ovviamente di questo paese, perché se l'obiettivo finale è comunque la destituzione del presidente Zelensky, un cambio di regime, l'inserimento l'insediamento anzi di un governo provvisorio con un candidato presidenziale filo russo, è chiaro che dinanzi ad una popolazione che comunque è oltre ben i 40 milioni, un popolo comunque diviso, una società potremmo dire divisa culturalmente con la parte occidentale più scusate, la parte settentrionale più filo occidentale, la parte meridionale orientale più filo russa, ecco, non si troverebbe sicuramente una popolazione a favore, ecco, o comunque capace di sostenere un progetto di queste dimensioni. Quindi è chiaro che l'occupazione poi non sarebbe per nulla facile come gestione successiva da un punto di vista politico. Ecco, prima di tornare alla realtà drammatica presente, capire gli scenari, le possibilità, i rischi ulteriori e fare magari delle previsioni possibili, facciamo un passo indietro, proprio attingendo anche alla sua conoscenza scientifica, alla sua esperienza, perché ovviamente le analisi storiche tutte riconducono al crollo dell'Unione Sovietica, a quello che è successo un attimo dopo o che non è successo e che probabilmente quindi ha comportato una gestazione sotto la cenere che via via ha presentato però delle fasi diverse, no? Ma torniamo a quel momento. Come si spiega, ecco, quello che avvenne in quegli anni? Perché noi, per esempio, in tutti gli anni 90 c'era una Russia, una federazione russa che guardava con molta sintonia alla Unione Europea, quasi potesse entrarvi, e perfino la prima fase di Putin dal 2000 in poi era di questo segno. Poi dal 2004, che è l'anno in cui mi pare Romano Prodi lascia la presidenza della Commissione europea, e quindi con l'allargamento a est che c'era stato, insomma, da parte dell'Unione, da quel momento in poi la posizione di Putin comincia a cambiare. Poi c'è la parentesi di Medvedev come presidente della Federazione russa, ma comunque Putin era sempre lì sostanzialmente, no? E poi ovviamente c'è la crisi, c'è l'annessione della Crimea. Dentro questa successione di eventi, quali analisi lei ci può proporre che ci diano spiegazioni che magari sfuggono, insomma, in una percezione immediata e sommaria? Beh, diciamo che solitamente in questo periodo si sente parlare delle famose mancate promesse degli Stati Uniti nei confronti della Russia, allora di Yeltsin, riguardo all'espansione della NATO. E da questo punto di vista c'è una diatriba, diciamo, anche storiografica e non solo politica, perché da un lato quanto diciamo fu neanche concordato, ma semplice conversazione tra il presidente americano Bush Senior e il segretario generale del PQS Mikhail Gorbaciov riguardava in realtà la riunificazione della Germania. Mi spiego meglio. Gorbaciov si sarebbe dimostrato favorevole alla riunificazione della Germania, ma in cambio aveva chiesto agli Stati Uniti di non espandere la NATO ad est. Però di questo non rimane traccia scritta, non c'è stato alcun accordo scritto, un trattato scritto, ed è infatti una delle, diciamo, questioni che Vladimir Putin poi ha rifacciato anche a Mikhail Gorbaciov, dicendogli che era stato ingenuo perché aveva creduto a queste promesse, a queste parole degli Stati Uniti. E quindi da questo punto di vista non c'è alcun trattato scritto, non c'è alcun riferimento scritto, c'è appunto questa conversazione che ha avuto luogo e ne abbiamo traccia nei verbali della cancelleria di Helmut Kohl, ma dopodiché che, come ben sappiamo, c'è stato l'allargamento dell'Unione Europea, ma anche l'espansione della NATO. E in particolar modo ci sono state anche le cosiddette rivoluzioni colorate, in Ucraina nel 2004, in Kirghizistan nel 2005, anche in Georgia. E queste rivoluzioni colorate,
spiegano proprio anche il cambiamento di atteggiamento della Russia di Putin dal 2004 in poi nei confronti degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, ma in particolare degli Stati Uniti, perché il Cremlino, Putin, ha sempre ritenuto queste rivoluzioni colorate come frutto di un'ingerenza, un'interferenza americana in questi paesi, nel senso che gli americani avevano aiutato, diciamo, a creare, a sostenere queste rivoluzioni della popolazione per destituire quei presidenti, diciamo, filorussi e quindi favorire un maggiore processo di democratizzazione di questi paesi, ma soprattutto un ancoraggio democratico all'Occidente, quindi all'Unione Europea, agli Stati Uniti ed eventualmente alla NATO. Per cui questo avrebbe ovviamente implicato un allontanamento dalla sfera di influenza russa e quindi per il Cremlino era inaccettabile allora e da allora infatti lo stesso Putin ha investito molto, quasi 5 punti, percentuali del prodotto interno lordo in spese militari, quindi è chiaro che non poteva intervenire allora perché l'esercito militare non era ancora stato così modernizzato, ma dopo, è chiaro, anni e anni di investimenti dalle divise agli armamenti bellici, è chiaro che adesso c'era una situazione da questo punto di vista da sfruttare anche per la modernizzazione dell'esercito militare. Le varie vicende rilevanti nello scenario internazionale globale degli anni e dei decenni scorsi, non so, dalla Cecenia alla Georgia, alla Crimea, ma anche per esempio la situazione della Siria, cosa avrebbero dovuto dirci che non siamo stati in grado di capire pienamente proprio per arrivare meglio, più preparati e magari con maggiore capacità di contrasto rispetto a questa azione bellica? Ci doveva dire che comunque Vladimir Putin puntava ad un ritrovato orgoglio patriottico, tra l'altro una componente che gli è servita per, diciamo, riuscire ad essere rieletto, a creare un consenso attorno alla sua parola e doveva anche dirci che oggettivamente ormai Putin non credeva più in un dialogo concreto con l'Unione Europea e con gli Stati Uniti e creando l'Unione economica eurasiatiche e soprattutto questa partnership con la Cina, penso che il messaggio insomma fosse chiaro ed è attualmente chiaro, cioè che chiude politicamente con l'Occidente perché ritiene ormai che l'Indo-Pacifico, l'Asia centrale, appunto la Cina possano costituire una valida alternativa non tanto politicamente ma soprattutto economicamente, quindi anche ammortizzare quelli che possono essere gli effetti negativi delle attuali sanzioni. Così, la sua esperienza di osservatore dell'OSCE nelle presidenziali del 2018, mi pare che si tennero il giorno del quarto anniversario dell'annessione della Crimea. È stato un caso? 18 marzo. Sì, 18 marzo non è stato assolutamente un caso, è stata una scelta voluta perché diciamo, questo evento in Russia è stata considerata una vera e propria riunificazione della Crimea, si utilizza questo termine, non si parla né di annessione e tantomeno di invasione e occupazione, ma quindi una riunificazione della Crimea alla Russia voluta in primo luogo insomma, dai russi in Crimea, ma soprattutto molto accettata, applaudita dal popolo russo. E quindi è stato anche un modo per celebrare questa riunificazione, quindi è stata una data simbolica, ma voluta assolutamente, anche per favorire una maggiore partecipazione elettorale. Elezioni fu escluso Navalny, arrestato con l'accusa di appropriazione indebita, e poi sappiamo anche le vicende successive, anche insomma drammatiche, fino ai nostri tempi. Ecco, un caso Navalny, come i tanti altri casi simili, come dire, li abbiamo conosciuti, li abbiamo commentati, ma con il distacco di chi alla fine non è toccato nel proprio recinto, nel proprio cortile, o anche quelle cose, visto che comunque siamo anche territorialmente molto vicini e quindi comunque è necessario, anche poi per i grandi rapporti economici e commerciali che ci sono, fare più attenzione, anche se poi è difficile capire cosa si sarebbe potuto fare in concreto. Beh, diciamo che comunque non c'è una tradizione nel nostro paese di particolare attenzione alla politica estera non solo italiana ma anche degli altri paesi, quindi poche persone possono essere ovviamente informate su quanto sta accadendo in altri paesi e quindi anche sulla figura di Alexei Navalny, una figura però che attenzione era molto più nota e molto più nota da noi rispetto alla Russia, dove prima dell'accadimento del tentato avvelenamento e poi dell'arresto nel gennaio 2000, scusate, 21
accettate in realtà. In Russia erano poco conosciute le sabbane, soprattutto la popolazione, perché non passava mai in televisione. Però Xenofani è stato capace, insomma, di attivare e mobilitare le persone attraverso scelte e non attraverso accuse che raggiungono la popolazione. Inoltre ci spiega quanto sia difficile per la Russia parlamentare, sono momenti di posizione delle istituzioni russe, partecipare alle elezioni perché ci sono dei piccoli crack negativi dovuti alle leggi sui partiti approvate nel 2001 che non consentono a questi movimenti politici di raggiungere per esempio le quote nel presidente o un per iscritto per diventare considerato partito politico. Questo è una confessione libera all'interno del regime politico. Mi scusi, purtroppo, ma è stata solo una piccola fase. Nell'ultima parte della sua risposta, qualche frammento di Sì, audio non è stato successivamente dicevo. chiaro. Magari lo invito anche per i telespettatori, noi abbiamo cercato lo stesso di decifrare, magari più in sintesi, proprio la parte finale della sua risposta, che pure era importante. Sì, la parte finale è che è difficile per qualsiasi movimento in Russia poter partecipare alle elezioni perché ci sono vincoli burocratici e amministrativi come la raccolta di firme o il numero di iscritti dei partiti che non consente, diciamo, di partecipare perché il ministero non riconosce proprio giuridicamente il partito politico se non ha appunto tutti quei criteri che sono previsti dalla legge e questo riduce notevolmente il numero di movimenti e di partiti di opposizione che possono partecipare, oltre al fatto che sono tanti, frammentati e non si uniscono e quindi non unendosi, come ben sappiamo, non c'è la forza neanche di superare la soglia di sbarramento per entrare in Parlamento. Lei nel 2020 ha pubblicato La Russia di Putin, mi pare edizioni Il Mulino. Contengono le istruzioni per l'uso, in effetti, di cui forse non si è fatto un uso appropriato, almeno non totalmente. Beh, è diciamo, un libro che mancava nel panorama pubblicistico italiano perché non è una storia del regime politico né tantomeno una biografia di Vladimir Putin, ma spiega come funzionano le istituzioni in Russia in base appunto alla verticale del potere, al concetto di putinismo che è stato portato avanti dal presidente, ma parla anche di quelli che sono i cambiamenti svolti appunto durante la presidenza putiniana in ambito economico, sociale, culturale e c'è l'ultima parte che avevo intitolato La Russia contro il resto del mondo, dove appunto descrivo quella che è l'evoluzione o involuzione per alcuni della politica estera nei confronti degli Stati Uniti, Unione Europea, ma anche Cina, Medio Oriente, i paesi dell'ex repubbliche socialiste sovietiche. Quindi quello, soprattutto l'ultima parte è quanto mai attuale rispetto a quanto sta accadendo. In questo senso, la presidenzializzazione dei partiti è un altro suo titolo, cosa ci dice? Si dice quanto sia importante per un presidente avere un partito politico all'interno del Parlamento su cui contare, che dipende ovviamente da un punto di vista, ecco, programmatico o di proposte di legge dalla volontà del presidente della federazione. E Putin ha voluto questo per evitare la situazione in cui invece si era trovato il suo predecessore, Boris Yeltsin, che non avendo un partito del potere, no, del Cremlino, con un'ampia maggioranza all'interno del Parlamento, si è trovato in diversi casi di conflitto con il Parlamento e addirittura con un tentativo di voto di impeachment nei suoi confronti. Quindi Putin, memore di quanto era accaduto a Boris Yeltsin, ha voluto appunto presidenzializzare il partito politico, il partito del Cremlino, Russia Unita, per evitare qualsiasi conflitto con il Parlamento. Tant'è vero che il Parlamento è ridotto sostanzialmente a potremmo dire, diciamo, a valorare, a confermare le iniziative legislative del presidente, ma non c'è fase di discussione o addirittura di controllo da parte dell'opposizione parlamentare sull'operato del governo. Dal suo punto di vista, ecco, non solo scientifico, ma anche di conoscenza diretta, cioè della esperienza diretta che lei ha fatto in tutte le occasioni che ha avuto, appunto, proprio di presenza anche fisica, ecco, nella Russia, la definizione di autocrazia è la più appropriata possibile?
Non è la più appropriata possibile, effettivamente, diciamo, c'è questa tendenza, ecco, a parlare di autocrazia, di autocrate, no? Come se appunto ci fosse solo un monolite, un monismo al potere, ma è vero che noi abbiamo questa immagine di un uomo solo al comando, quella di Vladimir Putin, ma in realtà lui ha dato vita ad un'amministrazione presidenziale, diciamo, ad una appunto verticale del potere e ad una cerchia stretta di persone che lo aiutano, diciamo, a prendere determinate decisioni che ci portano a ritenere che poi non sia solo, ecco, non sia solo nel prendere decisioni. Sicuramente fa sintesi, come è giusto anche che si faccia quando bisogna prendere decisioni politiche, ecco, però non è così solo come si può immaginare. Benché in questi 2 anni di pandemia abbiamo visto in realtà come mantenga le distanze dell'amministrazione presidenziale o dalle sue ville, immagine anche un po' debole, no? Di una persona che magari è anche paranoica nei confronti delle malattie e quant'altro, però diciamo che ha sicuramente costruito un sistema di potere dove ricoprono ovviamente un grande ruolo i cosiddetti Slavichi, cioè gli esponenti dell'ex KGB, attuale FSB, quindi di persone che hanno quel background professionale simile a quello del presidente Putin. Quindi direi che Putin ha architettato bene, congegnato bene questo sistema di potere. È chiaro che poi lui fa la sintesi e il riferimento di tutti loro. Appena qualche mese fa Biden, con una certa sorpresa generale, definì Putin un killer. Cosa voleva dire secondo lei? Ma in realtà questa è un'affermazione che descrive una convinzione del presidente americano che aveva già, diciamo, da qualche anno, soprattutto nel suo ruolo, ecco, durante la presidenza di Barack Obama, aveva già avuto modo di incontrarlo e quindi ha sempre ritenuto Vladimir Putin una persona appunto fredda, cinica, incapace di provare emozioni. E quindi è chiaro che ha utilizzato questa domanda del giornalista americano per riconfermare una distanza tra gli Stati Uniti e la Russia e il fatto di, insomma, anche segnalare una totale differenza tra quello che è l'approccio presidenziale americano rispetto a quello russo, quindi anche una valenza molto forte dal punto di vista simbolico. Certo, dal 24 febbraio in poi questa definizione, pronunciata qualche mese prima, in qualche modo assume una valenza completamente diversa. Sì, beh, è anche possibile che questo termine ovviamente tenga in considerazione, come dicevamo prima, anche di altri tentativi, no, di invasione in Georgia e comunque anche del ruolo che la Russia ha avuto in Siria dopo il disimpegno americano, quindi anche come di potenza regionale, la lotta contro il terrorismo e soprattutto anche la soluzione delle guerre in Cecenia, cioè un percorso comunque politico da parte di Vladimir Putin che gli americani, è chiaro, possono ritenere di definirlo appunto come un killer da questo punto di vista. Perché Putin e tanti altri, ovviamente dentro lo stesso canone espressivo di linguaggio, parla di denazificazione dell'Ucraina? Perché in Ucraina, in particolar modo dopo la rivoluzione, anzi durante la rivoluzione della dignità, la cosiddetta rivoluzione Euromaidan, ci sono state delle componenti ultranazionaliste, xenofobe, neonaziste, basti citare alcuni nomi come il battaglione di Azov o il settore destro, che hanno veramente diciamo, riscontro di questo tipo, cioè sono considerati effettivamente neonazisti. E il Cremlino, allora, nel 2014, li ritenne, diciamo, colpevoli insieme agli americani di avere determinato la destituzione di Yanukovych, che per il Cremlino fu considerato un vero e proprio colpo di Stato. Quindi, quando parla di denazificazione, si rivolge soprattutto a queste componenti che, a suo avviso, hanno destabilizzato la politica ucraina e hanno anche fomentato, essendo una nazione russa, di identificazione putinista, governo da questo punto di vista, che ebreo che parla il russo, anche se adesso parla ucraino, essere considerato tale. Quindi riferimento a questi movimenti che esistono in Ucraina.
Ma sono componenti così rilevanti al punto da, come dire, spiegare, anche se non giustificare così, questa parola d'ordine, no? A copertura della propria strategia e delle proprie azioni belliche, o sono della stessa dimensione che possiamo trovare anche in molti altri paesi europei, anche l'Italia No, sostanzialmente? è una dimensione sicuramente che può essere paragonata anche ai movimenti che abbiamo in Italia. Dal punto di vista parlamentare, in realtà hanno solo il 4%, quindi ancora una, diciamo, percentuale piuttosto bassa, però sono significativi come in altri paesi europei e quindi da questo punto di vista possono ovviamente influenzare, come dicevo prima, il dibattito politico, però questo ovviamente, come giustamente ricordava anche lei, non giustifica alcun atto di questo genere, ecco, di invasione, di occupazione, di migliaia di morti. Però è chiaro che Putin la sfrutta perché? Perché per l'opinione pubblica russa in realtà questa situazione è stata presentata come un'operazione militare speciale, non si può utilizzare il termine guerra, aggressione, invasione e quindi la narrazione putiniana è quella di intervenire per salvare il popolo fraterno ucraino da elementi di questo tipo, quindi ultranazionalisti, e dall'invasione e l'ingerenza a suo avviso degli Stati Uniti e della NATO. Questa è la narrazione che passa nell'opinione pubblica e nei media statali. Certo, questa narrazione putiniana non è singolare rispetto al fatto che il capo di Stato dell'Ucraina, Zelensky, è ebreo ed è l'unico capo di Stato ebreo oltre a quello di Israele, sostanzialmente. Sì, è chiaro, però questo poco importa perché, come dicevo, la narrazione punta ben altro e da questo punto di vista è chiaro che anche Zelensky rappresentava una grande aspettativa anche per lo stesso popolo ucraino perché è un outsider della politica, produttore televisivo, attore, comico che parlava in russo durante la campagna elettorale, che ha fatto una serie televisiva in lingua russa e quindi sembrava all'inizio che fosse anche il presidente giusto, no? Al posto giusto. Per poter interagire con la Russia di Putin, ma nel momento in cui ha dato il potere, ha cominciato sostanzialmente a condividere alcune politiche dei suoi predecessori, quindi ad esempio a non applicare gli accordi di Minsk e ad accelerare la richiesta di un'adesione alla NATO, è chiaro che per Putin questo era inconcepibile, quindi ora lui utilizza questo termine denazificazione in riferimento a tutta l'Ucraina proprio per giustificare un tipo di azione di questo genere, chiaro, per la sua propaganda interna. Adesso ci aiuti a capire queste vicende dal punto di vista intanto dell'Ucraina, cioè dove fisicamente ecco, sta accadendo tutto questo, quindi lo Stato, il popolo, quella realtà sociale ma anche statuale, istituzionale, la condotta di Zelensky, il suo operato che ha un po' sorpreso molti, nel senso che alla fine insomma, si è guadagnato anche i galloni di eroe, insomma, di statista all'altezza delle responsabilità drammatiche a cui è stato chiamato, pur con il suo passato un po' così, un po' pittoresco, ecco, da ex attore comico, eccetera. L'Ucraina intanto nelle settimane dell'escalation precedenti il 24 febbraio e dal 24 febbraio ha agito bene, avrebbe potuto fare qualcosa di diverso, sta facendo il massimo e il meglio comunque da paese aggredito nella sua sovranità e nel suo spazio democratico. Ricordiamo che Zelensky aveva affermato poche settimane prima che non credeva assolutamente ad un'invasione della Russia per l'intero anno 2022, quindi anche lui è stato preso alla sprovvista ed essendo stato preso alla sprovvista è chiaro che sta reagendo come un capo dello Stato ovviamente cerca di fare per difendere legittimamente la propria indipendenza, la propria sovranità e quindi cerca anche ovviamente di motivare l'esercito alla resistenza contro questa aggressione appunto così crudele. Così cruenta e così assurda. Quindi diciamo che da questo punto di vista, non avendo anche lui, previsto un'azione così grave, così estesa, sta cercando ovviamente di fare il possibile per cercare di resistere. Ecco, non per niente chiede aiuto ovviamente anche al fronte euroatlantico per questo. Spesso i suoi appelli, ma non solo i suoi, anche quelli del popolo ucraino, nelle forme in cui appunto possono lanciarli, ovviamente quando vengono intervistati dalle televisioni, ecco, dai reporter, non vengono raccolti dal mondo occidentale e dall'Europa. La loro sensazione è quella comunque di essere stati o abbandonati o comunque di non essere stati curati abbastanza con gli interventi che sarebbero necessari in queste condizioni, che sono anche di possibile genocidio, comunque di crimini contro l'umanità, cioè di sterminio di popolazioni inermi, pacifiche.
pacifiche in civili, appunto ai civili, scusi. E da questo punto di vista l'Europa sta facendo tutto quanto è possibile. Sta facendo tutto quanto è possibile perché l'alternativa, come ha ricordato anche il presidente americano Biden, è lo scoppio di una terza guerra mondiale, che, come invece ha ricordato il ministro degli esteri Lavrov russo, sarebbe una terza guerra mondiale e nucleare. Quindi, come ha detto Biden, al momento si può intervenire solo con le sanzioni e l'Unione Europea però è andata oltre, insieme agli Stati Uniti, cercando di fornire ovviamente almeno gli armamenti, le armi, ecco, per poter, diciamo, rafforzare questa resistenza del popolo ucraino, ben consapevoli che se si va oltre, quindi se si dovessero accettare le richieste del presidente Zelensky, la no-fly zone e interventi di eserciti europei, questo immediatamente scatenerebbe un conflitto, se non mondiale, quantomeno continentale in Europa. E partendo da questo vincolo ineludibile, cioè non si può fare la no-fly zone perché altrimenti appunto saremmo nel terzo conflitto mondiale, ma facendo il massimo lungo il versante che si sta percorrendo, no? Questo sostegno alla resistenza ucraina, quante chance ci sono che possa essere sufficiente a mantenere questa resistenza e a evitare così la totale sopraffazione dell'Ucraina da parte della Russia? Beh, abbiamo letto comunque di difficoltà anche da parte dell'esercito russo, di perdite anche da parte dell'esercito russo, però stanno arrivando in soccorso, ecco, militari ceceni alla Siria e credo che comunque Putin abbia ancora utilizzato tutto l'arsenale militare a disposizione, quindi diciamo che la direzione che potrebbe prendere questo conflitto sarebbe decisamente più drammatico, come diceva lei, di un vero e proprio genocidio, quantomeno se dovesse arrivare anche a utilizzare appunto aerei, missili di un certo tipo, significherebbe radere al suolo anche la stessa capitale, quindi sicuramente sarebbe devastante nell'esito. Poi è chiaro che anche l'esercito ucraino ha dimostrato veramente delle grandi capacità, probabilmente non se lo aspettavano, forse anche al Cremlino, e quindi questa resistenza è anche una delle motivazioni per cui il conflitto sta durando più del previsto. A suo avviso, anche con la sua esperienza di analista dello scenario dell'Europa orientale e della Russia, è più probabile che ci sia una svolta a breve termine oppure che sia invece una vicenda di lunga distanza? Qui ci sono delle opinioni discordanti perché, ad esempio, la presidenza americana ritiene che addirittura l'Ucraina potrebbe essere il secondo Afghanistan per la Russia, dopo il primo ovviamente per l'Unione Sovietica, e quindi questo implicherebbe una situazione che si protrae nei mesi. Dal mio punto di vista, non è detto che sia appunto un conflitto che durerà a stretto giro, che si chiuderà nel breve periodo, ma è anche vero che il Cremlino non si può permettere anche economicamente di mantenere esercito e comunque i costi di un conflitto di queste dimensioni a lungo. Quindi è possibile comunque per tutti che la situazione prima. Si può punire tanto in Ucraina che invece di un'occupazione da parte della Russia e quindi di gestire il post-conflitto, sicuramente saranno situazioni, ecco, che metteranno molto in non solo l'Ucraina, soprattutto anche la Russia da un punto di vista economico. Appena la parte drammatica alta di questa vicenda dovesse un po' andare verso la sua conclusione, ma ovviamente con le macerie che resteranno sul campo, macerie anche in senso figurato, cioè dal punto di vista ovviamente dei rapporti, delle ostilità e quindi della ripresa di un filo comune per cercare appunto di, anche facendo tesoro dell'esperienza, di rimettere il corso della storia nella migliore condizione possibile. Lì nello scenario come si fa a immaginare, anche appunto facendo tesoro di questa esperienza, una Unione Europea che sappia farsi carico un po' di più anche del suo ruolo e delle sue responsabilità? La pandemia l'aveva dotata forse di una certa capacità operativa senza precedenti sotto il profilo ovviamente economico, anche sociale se vogliamo, dal punto di vista finanziario. Invece la guerra cosa potrebbe darle che finora non è riuscita ad avere? Soprattutto sapendo che
al proprio confine il più grande stato del mondo, uno stato transcontinentale che arriva insomma dall'Ucraina ma fino al mare di Giappone, fino alla Corea del Nord, con tutte le caratteristiche che ha. E Putin o non Putin, comunque con questa tentazione, forse questa vocazione comunque ad essere una grande potenza mondiale o a volerlo essere al di là dei suoi appena 150 milioni di abitanti e certamente del suo non brillante risultato finanziario, comunque di condizioni anche economiche di vita. Abbiamo comunque assistito ad un'Unione Europea più coesa, forse anche questo non se lo aspettava. Vladimir Putin, insomma, ha sempre ritenuto l'Unione Europea un soggetto politicamente debole, più forte dal punto di vista economico, ma molto diviso al suo interno. E devo dire che i leader europei, l'Unione Europea, le istituzioni europee hanno dimostrato una maggiore coesione, un intervento comune, sia in termini appunto di decisioni di sanzioni, e ha accelerato questo processo di riflessione che anche il presidente francese Emmanuel Macron aveva avviato, già da qualche anno, ovvero la necessità di un esercito comune europeo, ecco, per diciamo basarsi solo su quella che può essere la sicurezza e la difesa in mano alla NATO e quindi anche agli Stati Uniti. Quindi c'è veramente un ripensamento su quello che deve essere il futuro istituzionale e politico dell'Unione Europea. Come valuta, e questo anche limitandoci allo scenario italiano, le posizioni contrarie al sostegno, in questo caso italiano, all'Ucraina attraverso l'invio di mezzi militari? Beh, è chiaro che tutti fanno un richiamo all'articolo 10 della nostra Costituzione, dove si evince che si ripudia la guerra. C'è comunque una seconda parte anche di questo articolo che ci spiegherebbe, insomma, il fatto che per questioni emergenziali si potrebbe anche ricorrere ad un uso di questo tipo. E così è stato anche spiegato, diciamo, dopo la votazione. È chiaro che l'Italia fa anche parte di un'alleanza e quindi come tale ha sempre dimostrato, ecco, negli anni un supporto notevole a quelli che sono gli interventi militari, anche se noi ci siamo sempre contraddistinti in realtà per missioni di peacekeeping, no? Di mantenimento della pace e non di guerra vera e propria. Per cui è chiaro che è una situazione che ha creato diciamo una polarizzazione tra coloro che sono totalmente contrari e coloro invece che ritengono che sia un atto moralmente anche giusto nei confronti di un paese che chiedendo. Lei condivide la definizione, diciamo, liquidatoria, dell'essere di fronte ad un aggressore e ad un aggredito senza varianti, senza subordinate, quindi con nettezza assoluta, oppure bisogna inserire anche in questa valutazione e quindi in parte correggerla elementi che in qualche modo sono collaterali e che stanno anche provocando dibattiti laceranti, anche nel mondo scientifico, insomma? No, io credo che sia giusto, è chiaro e evidente chi è l'aggressore, la Russia, e chi è l'aggredito, l'Ucraina, però io credo che sia giusto anche capire, ragionare sulle motivazioni che hanno portato a questo conflitto e quindi anche una sana autocritica, se è il caso, da parte anche di noi europei e anche degli Stati Uniti, forse per non aver colto alcuni segnali, diciamo, che avrebbero portato poi la Russia a comportarsi in questo modo, o che noi abbiamo, diciamo, favorito un atteggiamento, come dicevo, da parte della Russia ormai rivolta alla Cina perché ritiene che noi non possiamo essere, diciamo, più politicamente, ecco, affidabili. Credo che adesso ovviamente bisogna intervenire, soprattutto dal punto di vista umanitario, e continuare ovviamente a insistere sulla via diplomatica. Però bisognerà, ecco, avere la capacità, insomma, la serenità di poter fare un dibattito non tra fanatici, ma tra coloro che cercano di capire perché si è arrivati a questo punto e come evitare in futuro, non necessariamente con la Russia, ma anche con altri paesi, situazioni simili. Credo che questo sia fondamentale e bisogna farlo assolutamente, però senza fanatismi e con cognizione di causa. A suo avviso, con le doti della massima onestà intellettuale e avendo esclusivamente a cuore ovviamente le sorti della democrazia e quindi tutti i principi più alti dell'umanità che ispirano anche le carte più importanti, da quella dell'ONU, ovviamente a quella della Unione Europea, il mondo occidentale che tipo di approccio e quale eventuale autocritica anche nelle istituzioni statuali dovrebbe fare rispetto a quanto accaduto perché non accada più? Insomma, la NATO si deve sentire responsabile di qualcosa, per esempio?
Ah, vede, la NATO, la questione dell'espansione della NATO, giustamente allora si potrebbe dire che ogni paese ha, appunto per la sua sovranità, per la sua indipendenza, è legittimo che chieda l'adesione alla NATO. Quindi al di là della volontà di espandersi, comunque c'è stata anche una volontà da parte di alcuni paesi di aderire. Quindi credo che questo, insomma, rientri nell'ordine delle cose, sia giusto sottolinearlo. È chiaro che noi ci troviamo di fronte a diversi presidenti americani che nel tempo hanno preso diverse decisioni. Così anche all'interno delle istituzioni europee, e probabilmente ecco, queste autocritiche sono anche quelle che mi sembra che abbia affermato e riconosciuto in parte l'alto rappresentante degli esteri Borrell, cioè che forse sono state fatte delle scelte politiche in passato volte ad allontanare la Russia da noi e quindi con tutte le conseguenze del caso. Ecco, ritenere la Russia solo un partner economico e commerciale, evidentemente già questo è stato un errore. Oggi è stato il 16° giorno di guerra. Appena ieri, qualche ora prima, nel corso della giornata, c'erano tantissime speranze sull'esito dell'incontro che c'è stato in Turchia e poi sappiamo che si è risolto in un nulla di fatto. Era un bluff di Putin oppure no? No, non credo che, anzi, sarebbe il caso di cominciare a smettere di pensare che Putin stia bluffando, perché come abbiamo visto intanto l'invasione c'è stata e non mettere le mani sul fuoco anche sulla questione nucleare. Ma detto questo, era abbastanza prevedibile perché siamo ancora in una fase del conflitto in cui entrambe le parti è chiaro che stanno cercando di dare il massimo, quindi massima resistenza da parte dell'Ucraina e probabilmente stanno preparando l'attacco finale, l'assedio finale a Kiev da parte dei russi. E quindi forse bisognerà purtroppo arrivare ad una ulteriore dimostrazione di forza prima di giungere all'inizio vero e proprio di un concreto negoziato diplomatico. Non per niente si parla anche dell'eventualità di un incontro, dell'organizzazione di un incontro tra i due presidenti Zelensky e Putin. Può essere improbabile, però è giusto, ecco, che se ne parli, perché ovviamente la via diplomatica deve essere parallela a quella del conflitto. Bene, in conclusione, ecco, un'ultima domanda, la ringrazio molto, ecco, per la paziente disponibilità appunto nell'affrontare tutte le tematiche. Proprio con la sua esperienza anche e la conoscenza diretta, cioè scientifica ma anche reale, proprio di conoscenza anche della Russia, rispetto agli interessi in campo, sia quelli dichiarati sia anche quelli comunque che sono presumibili nella maniera più realistica e verosimile possibile, qual è un punto possibile di mediazione, di ricaduta rispetto sia alle possibilità di ciascuna delle parti in campo, che dovrà poi rinunciare a qualcosa se si vuole prospettare una possibilità appunto di conclusione pacifica in qualche modo con il cessate il fuoco, sia rispetto alle strategie in campo, sia anche rispetto anche alla conoscenza dei personaggi in campo. Ecco, di Putin si discute ancora oggi su molte pagine dei giornali se sia pazzo o se sia addirittura ammalato di altre cose, chissà, non so perché lo si faccia. Lei complessivamente cosa ci può dire in conclusione? Sì, no, sul fatto che sia malato lo si dice da anni, quindi poi in realtà insomma, continua a giocare a judo e ad altri sport, insomma sembra abbastanza in salute, così come credo non sia pazzo, ma come abbiamo iniziato, no, la trasmissione ha seguito un percorso negli anni, quindi molto razionale, molto lucido, seppur cinico. Credo che in realtà una soluzione difficile da trovare, perché come giustamente lei sottolineava, entrambe le fazioni devono cedere su qualcosa, però bisognerebbe ripartire da quei famosi accordi di Minsk, che non sono mai stati applicati, riconosciuti né da una parte né dall'altra, e quindi questo cosa potrebbe significare? Una dichiarazione ormai di neutralità dell'Ucraina e rassicurerebbe la Russia, e la Russia però dovrebbe cedere il fatto che un'indipendenza, un riconoscimento di indipendenza delle due repubbliche, che dovrebbe avvenire però all'interno del territorio ucraino, perché Zelensky non ha assolutamente di cedere oltre il territorio della Crimea come nel 2014 anche il Donbass. Per cui, come vedete, le questioni in gioco sono molte, e se però ecco, Vladimir Putin vuole tutta l'Ucraina, è presumibile che questo tipo di negoziato sarà difficile che venga applicato. Però qui è una questione di volontà di entrambi, si tratterà di capire se questi negoziati saranno l'opzione, no, di exit, di uscita, di fuga da una situazione di stallo in ambito militare. Quindi un modo per uscire per entrambi abbastanza e sufficientemente vittoriosi da questo conflitto. È chiaro che questo deve servire a entrambi, no? Dimostrare di essere stati forti, comunque di aver vinto in qualche modo.
Con un certo spirito provinciale le sottopongo l'ultima notazione. L'Italia governata da Draghi, rispetto alla fase in cui su altre tematiche, su altre emergenze, pareva che l'Italia avesse una certa centralità in Europa, sulla guerra pare che sostanzialmente sia assolutamente in posizione secondaria e che non abbia voce in capitolo. È una sensazione sbagliata? No, non pare essere una sensazione sbagliata dal punto di vista anche dei feedback che abbiamo a livello mediatico. È anche vero che il nostro paese è stato impegnato, insomma, anche piuttosto recentemente con le elezioni presidenziali, la questione dei fondi PNRR, determinate scadenze, la riforma della giustizia. Quindi si vede che è molto concentrato il nostro paese sulla politica interna piuttosto che sulla politica estera. Direi che questo, insomma, sì, c'era una possibilità, ecco, per l'Italia di giocare un ruolo, ma è stato anticipato sicuramente dal presidente francese Emmanuel Macron, che da tempo, diciamo, segue le orme di Angela Merkel, quindi ha cercato sempre di strutturare un certo tipo di rapporto piuttosto concreto con la Russia di Putin. Grazie a Mara Morini, politologa esperta di politica russa, professore associato di scienza politica della Università di Genova, alla quale ci ha offerto un'analisi molto ampia, articolata ed esauriente su tutte le tematiche drammaticamente in campo nelle vicende di questa guerra, che appunto è partita il 24 febbraio scorso con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e che ancora è presente tragicamente con il suo carico di morti tutti i giorni nel cuore dell'Europa. Grazie ancora a Mara Morini, grazie a quanti ci hanno seguito e prossimo appuntamento come sempre con Fatti e Opinioni.